titolo RV racchiude in sé il desiderio di ritorno, di ricongiungimento e di rinascita. Proprio come il protagonista del canto popolare abruzzese attende con impazienza il ritorno della sua amata, RV, Festival di Musica, Arti e Canti, ha invitato tutti a tornare a riscoprire le proprie radici, immergendosi nella bellezza della cultura abruzzese e celebrando la forza di un legame che resiste al tempo e alla distanza. RV ha rappresentato un'occasione unica per conoscere e apprezzare la ricchezza culturale dell'Abruzzo, condividere momenti di gioia e convivialità e sentirsi parte di una comunità viva e coesa. E il festival si è proposto di diventare un punto di riferimento per la cultura abruzzese, un ponte tra le generazioni e un simbolo dell'identità di questa terra. Durante il festival abbiamo ospitato 500 coristi abruzzesi, 2 mostre d'arte, 2 convegni, 2 spettacoli teatrali, 10 spettacoli musicali, un cortometraggio, una vasta area food. Grazie alla nostra copertura mediatica abbiamo prodotto e pubblicato circa 700 foto, ottenendo oltre 400.000 visualizzazioni totali sulle nostre piattaforme social. Questi numeri testimoniano l'ampia partecipazione e l'interesse suscitato dal festival, non solo a livello locale, ma anche nazionale. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e contribuito al successo di RV. La vostra presenza e il vostro entusiasmo hanno reso questo festival un'esperienza indimenticabile. Con la promessa di continuare a celebrare e valorizzare la cultura abruzzese, vi diamo appuntamento alla prossima edizione di RV. Continuate a seguirci per restare aggiornati sulle nostre future iniziative e per rivivere le emozioni indimenticabili di questa prima edizione di RV, che trasmetteremo su Rete 8 dal 15 al 31 luglio alle ore 15. Buon pomeriggio amiche ed amici di Rete 8, ve lo preannuncio, sarà un pomeriggio fenomenale. Vittorio del Fenomeno in mia compagnia, sempre a Montorio Alvomano, presso il chiostro degli Zoccolanti, per ripercorrere quello che è stato il Festival RV e per farci raccontare da lui, che era sul palco e li ha visti tutti i suoi spettatori, quella che è stata una serata meravigliosa, che ti ha fatto sudare, devo dire, perché le temperature erano abbastanza alte, ma ti sei divertito. Allora, ciao a tutti, buongiorno e buon pomeriggio. A te, tu sempre bellissimo, sei intanto per andare avanti. Di una bellezza disarmata. E sei più magro di me, a me questo, vabbè, ma ragazzi, molto, molto più magro di me. Ma tu sei più bravo di me a fare altro, io però è questo. È un fenomeno, quindi è un'altra storia. Una generazione di fenomeni, possiamo dire. Una generazione di fenomeni. Allora, è stata una serata bellissima. Un giovedì di fuoco in tutti i sensi. È stato, posso dire, non ha menuto nessuno. Non ha menuto nessuno, è stato bellissimo, piena Montorio, come diciamo tutte le. Sei quasi di casa, lo possiamo dire, Vittorio. Sì. Vabbè, io abito a Teramo, a Cona, quindi sto a 7-8-10 km da qui. A Nusgritz, come direbbero. A Nusgrignuli sto, no? sto quindi vicino, quindi sono intervenuti tutti i montoriesi e non. Quindi è una piazza importante, poi è un festival RV. RV, io e ci vengo, tu ci vi, e l'anno prossimo ci arvenate voi pure, no? Quindi è tutto, capito? È tutto concatenato. Allora, questa è l'occasione, ovviamente, per ricordare quello che è stato il festival, la tua serata, che si, la tua musica sì. E la tua persona si sposano alla grande, grazie, credo, con grazie. Una tradizione popolare abruzzese. E con aneddoti che tu conosci, ma l'aneddoto più importante che voglio chiederti qual è, che voglio tra virgolette approfondire, perché Vittorio il Fenomeno? Da dove nasce questo fenomeno? Immagino per la tua bontà artistica, però. No. Allora, mi arriva una chiamata. Dice: pronto, siamo Mediaset. E io rispondo: e io so a Rai. Perché pensavo che è qualche scherzo, che
Di solito posso... chiamano quelli del gas e della luce. Sì, gas, però. Luce, agenzia delle entrate, chiamano quelli, ma non Mediaset. Allora chiama e dice, guarda, abbiamo è visto che lei è molto bravo a suonare e suona in modo molto strano. Strano come? Dietro a schiena, alla Jimi Hendrix. Ho detto sì, guarda, vieni a fare il provino da il grande Maurizio Costanzo. Mi metto sugli attenti, stavo sugli attenti, vado, arrivo e lui stava lì. Suoni, bravo, suoni bene, Abruzzo, bravo. E inizio a suonare, dice, fammi un po' vedere quella cosa dietro e mi metto così per due botti dietro. Dice, sei un fenomeno. Allora, siccome io ho un cognome lunghissimo, ed ecco a voi Vittorio Di Domenicanto, è finito lo spettacolo, esatto. Quindi non ride. Allora, abbiamo abbreviato il tutto. Abbreviato, Vittorio il fenomeno, perché suono questo, diciamo, strumento dietro alla schiena. E te lo sei portato e te lo porterai per sempre. Se, lo ormai dire. Sono 25 anni, 26 anni, è una vita. Allora, io prima di continuare l'intervista con te, sì. Sai che cosa faccio? Mi blocco un attimo, ti faccio girare di spalle e non pensare male e ci esegui lontani. Pezzo, casomai il pezzo che hai portato okay. Proprio a Roma da Maurizio Costanzo. E poi ci facciamo, continuiamo a farci una bella chiacchierata. Pregherei la regia, dopo la tua esibizione, così ti faccio un attimino riposare, di mandare in onda qualche minuto di quello che è stato il tuo spettacolo durante Grazie. Il festival Arvia a Montorreal Vomano. Ora però voglio l'esibizione in diretta con l'organetto Ludubot alle tue spalle. Subito. Vittorio il fenomeno. Arvi racchiude in sé il desiderio di ritorno, di ricongiungimento e di rinascita. Proprio come il protagonista del canto popolare abruzzese attende con impazienza il ritorno della sua amata, Arvi, Festival di Musica, Arti e Canti, ha invitato tutti a tornare a riscoprire le proprie radici, immergendosi nella bellezza della cultura abruzzese e celebrando la forza di un legame che resiste al tempo e alla distanza. Arvi ha rappresentato un'occasione unica per conoscere e apprezzare la ricchezza culturale dell'Abruzzo, condividere momenti di gioia e convivialità e sentirsi parte di una comunità viva e coesa. Il festival si è proposto di diventare un punto di riferimento per la cultura abruzzese, un ponte tra le generazioni e un simbolo dell'identità di questa terra. Durante il festival abbiamo ospitato 500 coristi abruzzesi, 2 mostre d'arte, 2 convegni, 2 spettacoli teatrali, 10 spettacoli musicali, un cortometraggio, una vasta area food. Grazie alla nostra copertura mediatica abbiamo prodotto e pubblicato circa 700 foto, ottenendo oltre 400.000 visualizzazioni totali sulle nostre piattaforme social. Questi numeri testimoniano l'ampia partecipazione e l'interesse suscitato dal festival, non solo a livello locale, ma anche nazionale. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e contribuito al successo di Arvi. La vostra presenza e il vostro entusiasmo hanno reso questo festival un'esperienza indimenticabile.
con la promessa di continuare a celebrare e valorizzare la cultura abruzzese. Vi diamo appuntamento alla prossima edizione di Arvivo. Continuate a seguirci per restare aggiornati sulle nostre future iniziative e per rivivere le emozioni indimenticabili di questa prima edizione di Arvivo, che trasmetteremo su Rete 8 dal 15 al 31 luglio alle ore 15. Allora, Montorrio, gli facciamo un applauso alle Iene. Guarda qua quanto è bello, guarda qua. No. Ci abbiamo lo stesso dietologo, io e questo. L'applauso o si fa o non si fa. Uno, due, tre. La grazie mille. No, ha visto mio padre, mi ha detto di cielo un funerale. Ma sei bellissimo, guarda. No, è un impegno istituzionale importante, non come ho potuto qui fare a Montorrio, come qui a Montorrio. Come qui a Montorrio. Ok, sono stato da altri fenomeni, ma non qui a Roma. È vero. Qua c'è il fenomeno. Ciao grande. Allora, che ci proponi stasera? Allora, questa sera proponiamo un abbraccio all'Abruzzo. Bene. Un grande Abruzzo, che siamo forti e gentili. Facciamo un applauso agli abruzzesi, per favore. Ecco. No, a me questo non piace. Alzi la mano a chi gli piace gli arrosticini. Oh! Falla, se ne va. A chi gli piace il Monte Pulciano. A chi piace la genziana. Ecco, vedi, mo come alzo. A te qual è la cosa che ti piace di no, più? No, lascia stare, non cominciare a fare queste battute, perché poi non le reggo. Poi siamo in diretta, fatti riprendere anche dal nostro Nico Centurano. Ma un saluto a Rete 8, numero uno Rete 8. Sta sul canale 10, lo ricordo, sì? Ma è la numero uno. Anzi, è il numero zero, prima. Meglio ancora. Meglio, alle meglio origini, ancora. Alle origini dei canali televisivi. Vabbè, è la in Abruzzo. È la mamma. La mamma, La mamma delle TV abruzzesi. E per noi è un piacere e un onore lavorarci. È vero. Il percorso tuo, i cenni storici di Vittorio il Fenomeno. Allora, perché ormai hai fatto storia. Sì, ho fatto storia. Allora, hai fatto geografia. Sì. Perché hai girato tanti paesi. Tantissimi, penso che come me non ha girato nessuno, perché sono 35 anni, 40 anni. Ma la cosa che io trovo più bella, la cosa più, diciamo, è ovunque andiamo, qualsiasi parte dell'Italia, troviamo l'Abruzzo. Pensate che sono stato a suonare a Isernia, arriva uno e mi dice Kumashti. Bellissimo. Cioè Kumashti a Isernia è inspiegabile. Quasi. Dice, io sono di Teramo, tu? Io sono da Canzano, dove fanno il tacchino alla canzanese. Facciamo un applauso al tacchino alla canzanese. E a tutte le prelibatezze abruzzesi. Tutte. In primis gli arrosticini. Posso essere di parte? Sì. Però delle quattro province quella Terramana credo che sia la più forte. A Terramana si mangia bene e si vede. Io ho abbottonato la giacca, ma ho avuto una leggera difficoltà. Ma no. Non sto scherzando. Non offendere chi è sopra un quintale. Non offendere a chi è sopra un quintale. Sei sopra un quintale, non ci credo. 101. Beh, sei migliorato parecchio col passare. Prima facevo 124 a Bart. Ma faccio 101, facciamo. Stasera uno spettacolo particolare, immagino, sì, perché sì. Le tradizioni abruzzesi noi le dobbiamo portare avanti. Bravo. E nelle tue canzoni, nei tuoi testi, nelle tue musiche c'è tanto Abruzzo, con la volontà di tramandare anche un po' di quelle che sono le nostre abitudini, non solo enogastronomiche, immagino, Vittorio. No, anche noi abbiamo mezz'ora il mare e mezz'ora la montagna. Chi ce l'ha? Solo l'Abruzzo ce l'ha. Gli facciamo un applauso forte a st'Abruzzo, che io lo porto in giro per il mondo. Io sono orgoglioso e fiero di essere abruzzese, come tu sei anche abruzzese. Assolutamente, io sono di Abruzzese dove? A Montorrio Alvomano. Monturia, due te se frache e mentre la curria. Quindi sta attento stasera. No, stasera io vengo spesso a Montorrio, saluto gli amici, complimenti a te. Grazie. Un applauso a Rete 8, lo facciamo un applauso forte. Grazie al mio amico di Luigi, dove sta? Eccolo lì, guarda là, capellone come me.
Toro ascendente porco sei. Basta, come basta con questi capelli, ti lascio il palco. Ok, grazie. In bocca al lupo. Grazie a tutti, Montorio. Grazie. Vittorio il fenomeno. Grazie. Grazie. Can't you see you're my delight? Lady,
ci sto e domani non lavoro, quindi ce ne siamo distesi, soprassioni già spesi, colazioni francesi, con le vacche di ieri, se non lo facciamo me lo immagino, dovrei, non dovrei dirti che ho visto lei, che faccia a lui, che faccia a lei, che faccia a me. Ballo tra le lampade, spera lei piace sia a me che a te. Ho visto lei che bacia a lui, che bacia a lei, che bacia a me. Un amour, amour, ma chi baci tu? Mi
che sogniamo battisti, mi ritorni in mente. Oh 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 oh. Le telefonate, ore ad aspettare, poi mi da occupato perché chiami anche tu. Bolle di sapone sotto il tuo balcone, e mi piace tanto tanto quando mi annoio tu mi fai. Qui Montoya, tagliare un calcio di rigore, suonare prima del completo, forse sì, forse no, almeno tu hai sempre ragione. Quante domande ti farei, dimmi di sì, dimmi di no. Un tatuaggio da rifare perché non mi piace più, forse è un'ansia che mi sale, che mi sale, la cosa che mi fa star male quando non mi parli più, mondo sembra tutto. Resto che non resisto, Italo disco, scusa se insisto, questa notte quello che preferisco è un chiodo fisso, un imprevisto per far l'amore. Questa non è Ibiza, Festival Marco, la cassa dritta, ti sto cercando ma in nebbia fitta. Ti giuro, se ti penso la mia testa suona, suona Italo disco. Io mi fido più di te che di me, che dei miei DJ. Resto che non resisto, Italo disco, scusa se insisto, questa notte quello che preferisco è un chiodo fisso, un imprevisto per far l'amore. Questa non è Ibiza, Festival Marco, la cassa dritta, ti sto cercando ma in nebbia fitta. Ti giuro, se ti penso la mia testa suona, suona Italo disco. Suona Italo disco. Se ti penso la mia testa suona, suona Italo disco. Sul tram, come due occhi su di me, domenica dolce, che dolce far niente, rimandare gli sbatti e tutte quelle storie tristi per stare con te. Sabato scorso non hai detto niente alla festa, parole disperse usa e getta, ora lasciale andare. Come se d'estate, che ti lasciano il segno, e lo so quanto vale un errore, quanto è bello sbagliare. Niente fretta, no, che mi stressa, non la voglio quando torno in città, tanto non mi importa, ma pare che va, da ci pensiamo domani, e se nasce un problema, poi scivola via, via, come una macchina sull'autostrada. Come se era d'estate, che ti lasciano il segno, e lo so quanto vale un errore, quanto è bello sbagliare. Niente fretta, no, che mi stressa, non la voglio quando torno in città,
Bene, è arrivato il momento più importante della serata, il momento che tutti voi stavate aspettando. Sto per presentarvi un personaggio sopra le righe, un personaggio eclettico, il personaggio per eccellenza d'Abruzzo. Pensate che ha iniziato la sua carriera all'età di appena 5 anni, girando il mondo accompagnato da suo papà e vincendo concorsi, vincendo tantissimi premi. Ma la svolta della sua carriera c'è stata quando il grandissimo Maurizio Costanzo lo ha invitato a Buona Domenica, dove gli ha attribuito il nome che oramai lo accompagna da più di 30 anni, quello di Fenomeno. Montorio, siete pronti? Facciamo sentire il calore di Montorio. Al mio tre, uno lè. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Signore e signori, per voi e solo per voi, Vittorio, il Fenomeno! Buonasera Montorio, buonasera Rete 8, io voglio sulle mani chi è fiero di essere abruzzese come me. Ciao, Allora, chi non batte le mani che possa arrivare a 3.000 euro di metano deve stare, 7.000 euro di energia, di giorno, facciamo la prova. Alle mani l'Abruzzo! Ciao! Sulle mani! Al cuore! Ciao! All'applauso! Lo facciamo alla band, per favore. Al mio tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Montorio, nel mio cuore. Sulle mani. Thank you.
stasera a Montorio si attacca la Perticara e si lavra al solito dritto. Yes! Facciamo l'applauso. L'ultima volta che ha sorriso quando si è fatta la comunione. Glielo fate l'applauso forte. Al basso Michele Spadaccini, sulle mani. Hey, 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 hey. Rullo compressore alla batteria. Hey. Alzi la mano a chi piace l'essere umano più bello, a chi gli piace le donne. Oh! E che ci ha passato Marrazzo qua su? Alzi la mano a chi gli piace le donne. Oh! Io mi sono chiesto lo 7:40. Alzi la mano a chi gli piace gli uomini. Alzi la mano a chi piace tutto e tu, che mo sta bene. Sulle mani, sulle mani. Glielo fate l'applauso forte all'unica cosa di bella qua sopra. A Cinzia Bartella. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Numeri 1. E insieme siamo Vittorio il Fenomeno e la Fenomeno Band. Vai! Chi gli piace gli rostici, li voglio sulle mani, sulle mani. Hey! So, hey! Numeri 1, Montorio. Hey! Ok, maestro, ok. Allora, alzi la mano chi viene da Montorio. Porca miseria, è nascito, com'è? Chi viene da Teramo? Chi viene da fuori Abruzzo? Scusate, ma tutto che lì, da dove cavolo venite? Eh? Chi viene da Colle d'Oro? Oh! Allora, vi posso chiedere un piccolo piacere? Alzi la mano chi è fiero di essere abruzzese come me, va a fallare, se non è. No, tutti. Fa vedere. A chi gli piace il Gran Sasso? Oh! Facciamo l'inno nazionale Abruzzese. Allora, quelli che stanno seduti da ieri sera alle 15:30,
chi si ha messo lo stick? Facciamo tutti insieme, mi dai la cassa? Su, su, oh! Fammi un po', hey! Siete pronti? Hey! Quando spunta il sole, la mia voce è tutto d'oro, le prosperose campagnole discendono le valli. Tutti insieme sulle valli. La 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 tutti insieme. Oh campagnola bella, tu sei la reginella. Sei canti la tua voce, è un'armonia di pace. E si riporta felice, se vuoi vivere felice, devi vivere tutti insieme. La 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 la. Il maestro, a bravo! Adesso tutti insieme, sulle mani, per Montorio, sulle mani, i montorriesi, sulle mani, ehi, 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 ehi! Forza Montorio, Ale! Sempre con te, sempre con te. Tutti insieme. Forza Montorio, Ale. Sempre con te, sempre con te. Tutti insieme. Forza Montorio, Ale. Sempre con te, sempre con te. Tutti insieme. Forza Montorio, Ale. Sempre con te. Tutti insieme. Sarà sempre con te. E tu la le, la le, la le, la le, la le, la le, la la. E la Abruzzesi, alzi la mano a chi piace a mangiare, un po' zanzali piti, a chi piace a bere, a chi piace tutte e tre le cose. Oh! La prossima strofa la facciamo tutti insieme, Montorio. Hey! Poi quanto è bella l'uva focarina. A far l'amor con mia so, a far l'amore sul mare. Montorio, la facciamo io e voi. Chi non canta che puzza trova tutte e quattro le ombre furate e il cricco rotto. Facciamo la prova, Montorio, poi oi, quanto è bella! Lautato sì, oh mi signor... Che è successo? Ci sono morto qualcuno qua su Montorio. Allora, la facciamo tutti insieme. Oi, quanto è bella! Oi, quanto è bella saperla vendemmia. Sulle mani! A far l'amor, a far l'amor, sulle mani, Oh,
Vi posso chiedere un piccolo piacere? Mi ha detto l'amministrazione, se vi facevo divertire mi dava qualcosetta di più. Facciamo finta che ci stiamo a divertire, per favore. Mia figlia mangia, c'ha 6 anni e cucina. Alziamo tutti sulle mani! Montorio! So, hey, hey, hey! So! Proviamo a saltare da seduti. Oh, fammi tempo. Guarda la signora, bravo signor. Sulle mani, sulle mani. Ehi, ehi, ehi. Montorio, sulle mani. Ehi. Ci siete? Montorio, tutti su. Per il festival Arbi, sulle mani. Ehi. Su Montorio. Ok, grande Montorio. Allora, il mio nome viene da un grande uomo. Facciamo un applauso a Maurizio Costanzo, glielo facciamo l'applauso. Se oggi sono Vittorio il Fenomeno è grazie a lui. Sulle mani per Maurizio, sulle mani! Sulle mani! Ancora! Grazie, il prossimo pezzo l'abbiamo scritto io e Abramo, grazie Fabio, io e Abramo andavamo al mare a Isola del Gran Sasso, a sciare a Giulianova, lo dedica una persona che purtroppo è ancora viva, a mia suocera, puzza, butta lo sangue. Alzi la mano chi odia la suocera, fa tempo, fa tempo. La signora l'ha alzato tutte e doni, ma il pezzo fa così. Rosina dammela. Rosina dammela, dammela per amore. E no, e no, e no. Non te la do, non te la do. E no, e no, e no. Non te la do, non te la do. Fermate, io mi sento da solo qua sopra. Cinzia, scendi. Acchiappa la contessa de Blanc, guardala, guardala.
sulle mani, hey, hey, hey. Cinzia, prendi per tutte e tre. Tutte e tre. Venite, venite, venite. Venite, venite. Hey! Vittorio! Hey! Sulle mani! Hey! Oh! Arrivite, Ninna, Pinda e Santa Maria. Io sono Cristoforo Colombo, soi. Vieni qua. Signor, qual è il carrozziere che t'ha vestito a te? Gli fate l'applauso forte a questa bella signora. Guardate un po' quanto è bella. Guardate qua. Allora, venite qua, venite qua. Da dove venite voi? Da Vasto. Vasto? Vasto? Cupello. Ah, Cupello. Ci stiamo il 14 agosto a Cupello, vicino a Cupello. Tu invece da dove vieni tu? Da Castelli. Invece pensavo che venivi da Rocca Cannucci tu, signora. Direttamente di ceramica. Ah, di ceramica ti ha fatto a te. Allora, il pezzo fa così. Rosina dammela, 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 dammela. Rosina dammela, e dammela per amor. E no, non te la do, e non te la do. E no, non te la do, e non te la do. Sulle mani, Montorio, sulle mani, tutta la piazza, sulle mani, hey! Rosina dammela, 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 dammela. Rosina dammela, e dammela per amor. E no, e no, e no. Lo vedi come sei, lo vedi come fai. Ma gli altri la dai sempre, a me non la dai mai. Lo vedi come sei, lo vedi come fai. Ma gli altri la dai sempre, a me non la dai mai. Rosina dammela, 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 dammela. Rosina dammela, e dammela per amor. E no, e no, e no. Lo vedi come sei, lo vedi come fai. Agli altri la dai sempre, a me non la dai mai. Lo vedi come sei, lo vedi come fai. Agli altri la dai sempre, a me non la. Sulle mani, Vittorio, hey! Sulle mani, sulle mani, hey! Ehi gruppi, ehi gruppi, ehi gruppi, fatele si ne vado nelle slupi. Mediocce piane, piane, asciamate la damigia. Ehi gruppi, ehi gruppi, ehi gruppi, fatele si ne vado nelle slupi. Mediocce piane, piane, asciamate la damigia. Rosina dammela, 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 dammela. Rosina dammela, e dammela per amor. Tutti insieme su con le mani, oh! E dai, e da tac, e dai, e dopo. Tutti sulle mani, Vittorio, sulle mani. Con me, oh! E dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e Rosina dammela, 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 dammela. Rosina dammela, e dammela per amor. E no, e no, e no, non te la do, non te la do. E no, e no, e no, non te la do, non te la do. Lo vedi come sei, lo vedi come fai. Agli altri la dai sempre, a me non la dai mai. Lo vedi come sei, lo vedi come fai. Agli altri la dai sempre, ancora Rosina. Rosina dammela, 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 dammela. Rosina dammela, e dammela per amor. E no, e no, e no, non te la do, non te la do. E no, e no, e no, non te la do, non te la do. Lo vedi come sei, lo vedi come fai. Agli altri la dai sempre, a me non la dai mai. Lo vedi come sei, lo vedi come fai. Agli altri la dai sempre, a me non la dai mai. Agli altri la dai sempre, a me non la dai mai. Agli altri la dai sempre, a me non la dai mai. Rosina, hey! La birra, la birra, la birra. E figlia ti voglio dare, per sposo un muratore. Figlia ti voglio dare, per sposo un muratore. Figlia ti voglio dare, per sposo un muratore. Poi mamma, mamma il muratore.
voce da castrato, signore, devi fare. E perché la figlia mi... Ah, ma lo ha ingarrato, vai. E perché la figlia mi... Signore, qua è sfiatata, non è ingarrato. Proviamo un po'. Orietta Berti, qua, proviamo un po'. Vieni qua, signore. Fatti un applauso, Orietta Berti. Oh. E perché la figlia mi... Ah. E perché la figlia mi... Ah. E perché la figlia mi... Mi piace come figlio, signore, a me. Aspetta, proviamo Giglio la cinquetta qua, guarda qua. Tutti sulle mani, Pontori, oh! E perché la fia mi... Ah! E perché la fia mi... Ti amo, signor. Vi qua, Contessa de Blanc, vi qua. Guarda questo, spagnolo, mezzo... E perché la fia mi... Ah! E perché la fia mi... Ah! Allora, tutti sulle mani, Pontori, sulle mani! Tutti insieme, ehi! Figlio ti voglio dare, per sposo un muratore. Figlio ti voglio dare, per sposo un muratore. Figlio ti voglio dare, per sposo un muratore. Oi mamma, mamma il muratore, no. Oi mamma, mamma il muratore, no. E che cosa mi vuoi dare? Che marito? No, signora, non ti vuoi dare niente a te. E perché la figlia mia... Ah. Altra volta, va bene. E perché la figlia mia... Ah. Vi qua, signora, vi qua, che mamma... Gli fate un applauso per favore che vengono da Vasto. Allora, il muratore, tutti sulle mani, oh! Perché tutte le sere gli fa passare la staiella. Perché tutte le sere gli fa passare la staiella. Perché tutte le sere gli fa passare la staiella. Poi mamma, mamma, il muratore. Signor, che lavoro fai tu? Niente. Grazie a Dio, signor. E prima che lavoro facevi? Niente, sempre niente. Ah, niente, questo fatica l'Inps, questo fatica l'Inps, questo. La casalinga, che fai? Sì. Allora, tutti sulle mani per la casalinga, Montori, tutti sulle mani. Lo facciamo tutti insieme. Figlio ti voglio dare, per sposa la casalinga. Figlio ti voglio dare, per sposa la casalinga. Figlia ti voglio dare, per sposa una casalinga. Oi mamma, mamma, casalinga, no. Oi mamma, mamma, casalinga, no. Che devo dire? Mi sto scordando. E perché la figlia mia... Ah! E perché la figlia mia... Ah, lo si fa, signor Quas. Perché tutte le sere... Vicino, perché tutte le sere... Oh, no. Signor, che ti è successo? A Vasto, che è successo? Tutti su, eh? A Cupello, tutti sulle mani per la sogniera di Cupello. Perché tutte le sere mi passa lo scopettone. Perché tutte le sere mi passa lo scopettone. Perché tutte le sere mi passa lo scopettone. Oh, mamma, mamma, la casalinga, no. Oh, mamma, mamma, la casalinga, no. Allora, tutti sulle mani per lo spazzino, tutta la piazza, tutti. Ci siamo, figlia ti voglio dare, per sposa lo spazzino. Figlia ti voglio dare, per sposa lo spazzino. Figlia ti voglio dare, per sposa lo spazzino. Oi mamma, mamma lo spazzino, no. Oi mamma, mamma lo spazzino, no. Tutti sulle mani per un raffreddore, tutti su, tutti su. Perché tutte le sere mi fa la differenziata. Perché tutte le sere mi fa la differenziata. Perché tutte le sere mi fa la differenziata. Oi mamma, mamma lo spazzino, no. Oi mamma, mamma lo spazzino, no. Oi mamma, mamma, no. Oh, mamma, 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 oh mamma, mamma, mamma. Sai perché mi batte il corazon? Ho visto il fenomeno, ho visto il fenomeno. Ehi, mamma, vediamo chi ha vinto questo spettacolo. Un applauso a Orietta Berti. Applauso a Giuliola Cinquetti. Applauso alla carrozziera.
Applauso alla contessa De Blanc. Applauso a Robertino. Il titolo Arvì racchiude in sé il desiderio di ritorno, di ricongiungimento e di rinascita. Proprio come il protagonista del canto popolare abruzzese attende con impazienza il ritorno della sua amata, Arvì, Festival di Musica, Arti e Canti, ha invitato tutti a tornare a riscoprire le proprie radici, immergendosi nella bellezza della cultura abruzzese e celebrando la forza di un legame che resiste al tempo e alla distanza. Arvì ha rappresentato un'occasione unica per conoscere e apprezzare la ricchezza culturale dell'Abruzzo, condividere momenti di gioia e convivialità e sentirsi parte di una comunità viva e coesa. Il festival si è proposto di diventare un punto di riferimento per la cultura abruzzese, un ponte tra le generazioni e un simbolo dell'identità di questa terra. Durante il festival abbiamo ospitato 500 coristi abruzzesi, 2 mostre d'arte, 2 convegni, 2 spettacoli teatrali, 10 spettacoli musicali, un cortometraggio, una vasta area food. Grazie alla nostra copertura mediatica abbiamo prodotto e pubblicato circa 700 foto, ottenendo oltre 400.000 visualizzazioni totali sulle nostre piattaforme social. Questi numeri testimoniano l'ampia partecipazione e l'interesse suscitato dal festival, non solo a livello locale, ma anche nazionale. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e contribuito al successo di Arvì. La vostra presenza e il vostro entusiasmo hanno reso questo festival un'esperienza indimenticabile. Con la promessa di continuare a celebrare e valorizzare la cultura abruzzese, vi diamo appuntamento alla prossima edizione di Arvì. Continuate a seguirci per restare aggiornati sulle nostre future iniziative e per rivivere le emozioni indimenticabili di questa prima edizione di Arvì, che trasmetteremo su Rete 8 dal 15 al 31 luglio alle ore 15. Eccoci, insomma, è stata una sudata, anche perché anche oggi fa caldo. Ma molto caldo, molto, troppo. Ma come ti è venuto in mente di metterlo dietro la schiena? Perché ho visto Jimi Hendrix che suonava la chitarra dietro la schiena. Ho detto, se lui ci può suonare, posso farlo anch'io. Io ci posso suonare un dubbot. Ma quanto è complicato coordinare, no? Molto, il movimento molto, delle dita e delle mani al contrario, sì. Diciamo così? Storto, come diciamo noi, storto. È storto, siccome io sono un po' storto e ci sono nato storto, è storto suono, quindi così è. E questo è un atteggiamento artistico ormai che è andato oltre i confini abruzzesi, perché le tue tappe hanno toccato luoghi, regioni anche lontanissimi, possiamo dire. Abbiamo fatto tour in America, Venezuela, Svizzera, Francia, quindi abbiamo girato e ho portato il nostro folklore, il nostro dubbot, perché io sono orgoglioso di essere ma orgoglioso che mi si riempie la bocca. Ti riempie la bocca. Orgoglioso di essere abruzzese. E ovunque vado parlo sempre di mazzarella, arrostici. Ho fatto anche una bellissima canzone, L'Abruzzo nel mio cuore, dove io parlo di tutti i nostri cibi e delle nostre terre che sono bellissime. E durante la serata, poi forse ascolteremo questo pezzo, hai dedicato una canzone ovviamente da te scritta agli angeli.
che hanno dato una grossa mano e purtroppo in tanti ci hanno lasciati durante gli eventi sismici abruzzesi. Sì. Un ricordo tuo personalissimo e sentito per evidenziare ancora di più quello che hanno fatto nei momenti più tristi della nostra regione. Sì, sì, tutti. Quando è successo quello a Rigopiano, la grandissima tragedia, e mi sono sentito scrivere una canzone a tutti, a polizia, carabinieri, guardia di finanza, protezione civile, a tutti, perché hanno fatto tantissimo e senza diciamo loro noi non eravamo nessuno. Sono i numeri uno, punto e stop. E allora facciamo una cosa, Vittorio, andiamo a rivederci qualche minuto della tua esibizione a Montore Alvomano, poi torniamo qui presso il chiostro degli Zoccolanti, che è un luogo fenomenale per chiudere la nostra intervista con Vittorio il Fenomeno. Sotto la tua finestra ci sta la fondanella, quell'acqua chiara e bella, ma fatta innamorare. Il titolo Arvì racchiude in sé il desiderio di ritorno, di ricongiungimento e di rinascita. Proprio come il protagonista del canto popolare abruzzese attende con impazienza il ritorno della sua amata, Arvì, Festival di Musica, Arti e Canti, ha invitato tutti a tornare a riscoprire le proprie radici, immergendosi nella bellezza della cultura abruzzese e celebrando la forza di un legame che resiste al tempo e alla distanza. Arvì ha rappresentato un'occasione unica per conoscere e apprezzare la ricchezza culturale dell'Abruzzo, condividere momenti di gioia e convivialità e sentirsi parte di una comunità viva e coesa. Il festival si è proposto di diventare un punto di riferimento per la cultura abruzzese, un ponte tra le generazioni e un simbolo dell'identità di questa terra. Durante il festival abbiamo ospitato 500 coristi abruzzesi, 2 mostre d'arte, 2 convegni, 2 spettacoli teatrali, 10 spettacoli musicali, un cortometraggio, una vasta area food. Grazie alla nostra copertura mediatica abbiamo prodotto e pubblicato circa 700 foto, ottenendo oltre 400.000 visualizzazioni totali sulle nostre piattaforme social. Questi numeri testimoniano l'ampia partecipazione e l'interesse suscitato dal festival, non solo a livello locale, ma anche nazionale. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e contribuito al successo di Arvì. La vostra presenza e il vostro entusiasmo hanno reso questo festival un'esperienza indimenticabile. Con la promessa di continuare a celebrare e valorizzare la cultura abruzzese, vi diamo appuntamento alla prossima edizione di Arvì. Continuate a seguirci per restare aggiornati sulle nostre future iniziative e per rivivere le emozioni indimenticabili di questa prima edizione di Arvì, che trasmetteremo su Rete 8 dal 15 al 31 luglio alle ore 15. Ci alziamo tutti in piedi che devo fare il video, non ha menuto nessuno. Allora, tutti quanti vicini, poi riprendiamo. Allora, quelli là, tutti quanti vicini. Allora, quelli che stanno seduti, in piedi, tutti in piedi, dai. Che è però un po' più... sulle mani, sulle mani, Qua, manca qua. Ciao Francesca Persia, tutti qua. Tutti. Oh. Manca qui, bravi. Sulle mani. Hey.
questa cortina, peggio del cast di un film di Vanzina, Monclero Montone col dolce vita. Vi posso chiedere a questi qua seduti? Vi avvicinate poco a poco, qua manca qua e siamo a posto. Ve lo giuro su a Robertino, tutti vicini, poi. E se vi faccio? E ci giri della tele, va di lì! Ci giri della tele! Allora, tutti vicini! Un video e ce l'andiamo! Allora, tutti, per favore! Allora, tutti vicini, fa vedere un po'. Sulle mani, vai! È bello che io questo lo faccio per soldi, questo lo fa gratis, lo fa. Allora, siamo pronti, Vittorio? Oh! Allora, mo che mi giro, facciamo finta che ci stiamo a divertire. Facete finta che ci sta Vasco, anzi che ce ne sta tu. Facciamo una prova, proviamo un po', oggi. Al mio quattro, un forte urlo e tutti su con le braccia. One, two, three, four! Montorio c'è! È la prima volta che si fa a prima botta. Vieni qua, Roberti, vieni qua. Vieni qua, se no non ci prendono le luci. Allora, facciamo la prova. Al mio quattro, strillate forte, 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 per favore. Facciamo la prova. One, two, three, four! Ci siamo, prego. Roberti, ma sera il video lo facciamo in età. Vieni qua, va a falla. Vieni qua, Roberti, vieni qua. Ecco che sta succedendo al festival Arvi a Montorio con Rete 8, Vittorio il Fenomeno e Robertino il Magnifico. In una notte gelida d'estate, Nola Menuto de Sudo. Vittorio, sulle mani! Un altro urlo per Vittorio il Fenomeno! One, two, three, four! Un grazie all'amministrazione comunale! One, two, three, four! Vittorio, gli diamo una bella atleticata a questa piazza. Suonare! Ciccioli della deleva delle. Ciccioli della deleva delle. Suonare! Vai! E ci giuri della deleva d'autore, si chiameva Cornador. Quando passava trovava la me, era l'autore dei Cicerine. Quando passava trovava la me, sulle mani, vai! Cicerine, la le, Cicerine, la leva, Cicerine, la leva, Cicerine, la leva. E ci giuri della deleva delle. E ci giuri della deleva delle. E ci giuri della deleva romana, voce che vale Cristia, voce che vale giovane me, era l'autore dei Cicerine. Ci davano giovane bello. Su! Ehi! Cicerina in la leva, Cicerina in la leva, Cicerina in la leva, Cicerina in la leva di lei. Ma che teneva, che teneva? E Cicerina in la leva di lei. Ma che teneva, che teneva? E Cicerina in la leva di lei. Tutte le sere montava a cavallo, cioè montava si sa la sella. Era locale di Cicerina, cioè montava si sa la sella. Tutti su! Ehi! Cicerina in la leva. Vittorio e ci giri della deleva, deleva. Dove sei?
e ci giri della diviva, diviva. Su le mani, tutto l'ottorio, tutti su, oh! Ci giri della diviva, non porca. Sgarrufevo tutto l'otto, sgarrufevo la zalatella, era lo porto di Cicerine, sgarrufevo la zalatella. Su, Cicerine, 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 e ci girino la deriva una vacca, stava la cotta e mostrava la tacche, tacche, taccarella, era la vacca di Cicerina, tacche, tacche, taccarella. Tutti insieme, ehi! Cicerinella, Cicerinella, Leola, Cicerinella, Leola, Cicerinella, Leola, Cicerinella, Leola. Cicerinella teneva l'uticchie, storciava la bocca e faceva l'ufficio, erano fischi a volta me, erano fischi di Cicerinella, erano fischi a volta me. Ehi, tutti su! Cicerinella, Cicerinella, Leola, Cicerinella, Leola, Cicerinella, Leola, Cicerinella, deriva, deriva, 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 Cicerinella Leola, Cicerinella, Cicerinella Leola, Cicerinella, Cicerinella Leola, Cicerinella Leola. Cicerinella, Cicerinella Leola, Cicerinella Leola, Cicerinella Leola, Cicerinella Leola. Robertino, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Robertino, mettiti qua vicino a me. Vi posso fare l'Abruzzo nel mio, però voglio sulle mani gli abruzzesi, quelli tosti, come me. Voglio su i forti e gentili, l'Abruzzo nel mio cuore. Se vieni in Abruzzo devi provare lo stivino, vicino alle mie parti lo chiamano arrosticino. Se li trovi da Pescarese oppure nel Tirino, nel modo più bello si chiama insieme. Dal mare alla montagna l'Abruzzo nel mio cuore, si canta e si avalla, si beve e si bagna. Dal mare alla montagna l'Abruzzo nel mio cuore, si canta e si avalla, si beve e si bagna. Voglio sulle mani viene dalla provincia di Teramo, sulle mani, hey. Tutti su, oh. A chi gli piace le pazzarelle, oh. Le scrippelle, sulle mani. Se viene nel Terramano, la gente ti dà una mano, ti danno le pazzarelle oppure le scrippelle. Ma il primo di maggio ti danno le virtù, passato quel giorno tutti insieme. Dal mare alla montagna l'Abruzzo nel mio cuore, si canta e si avalla, si beve e si mangia. Dal mare alla montagna l'Abruzzo nel mio cuore, si canta e si avalla, si beve e si mangia. Sulle mani chi viene dalla provincia dell'Aquila, c'è qualcuno dell'Aquila? Sulle mani allora per l'Aquila, sulle mani, ehi! Se provi il nostro vino e nasa si c'è di cotechino, puoi diventare buono come un bambino. Se provi il peperoncino oppure il pecorino, ti dà una grande forza. Tutti insieme, ehi! Dal mare alla montagna, l'Abruzzo del mio cuore, si canta e si avalla, si beve e si mangia. Dal mare alla montagna, l'Abruzzo nel mio cuore, si canta e si avalla, si beve e si mangia. Dedicato a Chieti per i trappocchi,
se vieni al nostro mare devi ammirare lì tra bocchi, si annazzicano un po', alla fine non so pochi, ti danno il brunetto oppure il guazzetto accompagnato sempre tutti insieme, hey! Andare alla montagna si canta e si avanna, si beve e si mangia. Guardare alla montagna, l'abruzzo nel mio cuore. Si canta e si avanna, si beve e si mangia. Quando ho scritto questa strofa, mi sono affacciato alla finestra, alla montagna più bella del mondo. Voglio sulle mani per il gran sasso che ce l'abbiamo qui, sulle mani! Oh, tutti su! Hey. Tutta la piazza, sulle mani, hey! Il simbolo dell'Abruzzo è sempre il gran sasso, se sali sulla punta puoi vedere il campo basso, per la gente che ti vede, se quello è enorme, non ci lasciare mai, ci cante le corde, da mare alla montagna, l'Abruzzo del mio cuore, si canta e si avalla, si beve e si mangia, da mare alla montagna, sulle mani abruzzesi, oh! Si canta e si abballa, si beve e si mangia, dal mare alla montagna, l'Abruzzo del mio cuore. Si canta e si abballa, si beve e si mangia, dal mare alla montagna, l'Abruzzo del mio cuore. Si canta e si abballa, si beve e si mangia, dal mare alla montagna, l'Abruzzo del mio cuore. Hey! Si beve e si bagna. Un applauso all'Abruzzo, secondo a nessuno. Tu secondo sicuro non sei a nessuno. Allora, posso farvi una canzone che abbiamo scritto noi 30 anni fa. Lo sapete che lavoro faccio io? Mi disse uno, lo stupido, sì. E Roberti, vi qua. Io guido lo scuolabus. Sono autista a scuolabus e porto i bambini, non sempre, quando abbiamo tempo porto i bambini a scuola. Facciamo l'applauso a tutti i bimbi, lo facciamo l'applauso? E gli ho scritto questa canzone che è il, diciamo, tragitto che faccio a Teramo. Il titolo è Il mio pulmino. Hey! Sulle mani, hey! Se mi sveglio la mattina, sto già pensando al mio pulmino, come delle Mercedes, che ne manca tanto eccesso, poi il soffatto è tardi, e l'illusione è amarda, la sistema è già m'aspetto, all'opino c'è pulmino, ma la radio non c'è sta, e le torta me canta, ma cantate l'infichino, la canzone dell'usino, sto suonando l'altra volta, sono scoppiato l'ultimo posto, che per pure è stata mia, sulle mani Vittorio, hey, hey! Lugana e della legge, l'assistenza si spaventa, quello più da travazzare, io non so fatte con tre mani, quando arrivano alla scuola, e la pancia già in ora, me l'ha detta la maestra, il ritmo, tutti insieme, ma la radio non c'è sta, e per votare e cantare, a cantare mi finì, la canzone del Rosin, sono suonato l'altra notte, sono scoppiato l'ultimo posto, per fortuna stamattina, sono trovato, Voglio Montorio tutti su, un paese vicino Teramo, Scapriano, attenzione. Quando sale a Scapriano, lo pulmino mi va un po' piano, se gli faccio la doppietta, lo pulmino fa l'isaetta, quando cale penna a palla, e gli frina mi sa scalla, sa pruscita la frizione, sto pulmino non va fuori. Ma la radio non c'è sta, e poi tocca a me cantare, a cantare gli frigini, la canzone di Rusin. Sono la un'altra volta, sono scoppiato l'ultimo posto, per fortuna stamattina, sono trovato un polmanino. Mi dai un re.
vuoi vedere questa come asato? Tutti sulle mani, sulle mani. Aveva un occhio di vetro ed una gamba di gesso. A me piaceva lo stesso perché sapeva baciare. Tutti insieme. Aveva un occhio di vetro ed una gamba di gesso. A me piaceva lo stesso perché sapeva baciare. Sulle mani tutti insieme. E la mamma al balcone e la figlia al filare. E la mamma al balcone. Fatemi un applauso. In basso vola la perla, in alto vola l'amica, facci vedere la. Quando la mamma non c'è. In basso vola la perla, in alto vola l'amica, facci vedere la. Quando la. Tutti insieme, Montorio, pronti, hey! E la mamma al balcone. Non vi sento. E la mamma al balcone, e la figlia al filare. Ultima, tutti insieme. Tirati sulla camicia, tirati sulle mutande, facci vedere le gambe. Quando la mamma non c'è. Tutti insieme. Tirati sulla camicia, tirati sulle mutande, facci vedere le gambe. Quando la mamma non c'è. Tutti insieme. Hey! E la mamma al balcone e la figlia a filar. Senti che bene va. Senti che bene va. E la mamma al balcone e la figlia a filar. Senti che bene va. Io voglio ringraziare voi perché nemmeno io ci credevo di giovedì fare questo pienone qua. Vi fate un applauso forte forte, eh? Anzi, non ci credeva nessuno qua. L'unico che ci ha creduto Robertino. Io volevo fare un applauso a Di Luigi, Rete 8, dov'è il mio amico Di Luigi? Ci sta? Ci sta ancora? Vabbè, ma l'applauso più forte all'amministrazione. Io conosco una consigliera, anzi assessore, si chiama Mariangela. Ci sta? Ci sta? Ci sta Mariangela? Vieni qua, vieni, 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 vieni Mariangela. Gli facciamo, io vi devo raccontare una storia, vieni qua, vieni. Veloce però, veloce, 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 se no vanno via questi. Non li posso lasciare nemmeno 36 secondi che questi può. Gli fate un applauso forte forte e mo vi dico perché. Vieni, 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 vieni. Porobo, sulle mani, porobo. Poporobo, sulle mani, Antonio! Poporobo, 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 sulle mani! Poporobo, 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 poporobo. Allora, Robertino, Robertino! Oh! Robertino! A rete che alla telecamera gli prendi gli occhi con la telecamera. Vieni qua. Allora, io lo voglio accogliere qui. Mi fate l'applauso forte. Pupurubu. C'è qualcuno dell'amministrazione, chiamali tu perché io non lo so. Il sindaco non c'è, chi c'è? Non lo so, chi c'è qualcuno dell'amministrazione? Io vi voglio raccontare una piccola storia. Io e lei non siamo andati a scuola insieme, siamo andati fuori la scuola insieme. Questa è storia vera. Noi andavamo fuori la scuola, ci incontravamo in... Aspetta,
Sì, fatti una birra che sta in riserva. Ok, ok. Dopo. Oggi pensaci tu. Allora, andavamo fuori la scuola. Quando noi eravamo giovani si faceva i cup, salare la scuola, non so. Bello, no? Facciamo un applauso a noi che potevamo salare la scuola. Facevamo cup. E noi eravamo fitti. Io per quando cup sono fatto tre case dopo. La mattina ci incontravamo dentro a un bar, io, lei e altre persone, e si faceva la conta. Oggi a scuola non ci si va. Quell'anno facemmo quante assenze? Tante. Facemmo oltre 300 giorni d'assenza. Mio padre che sta qui, guarda qua, io ho avuto la sfortuna di avere un padre grosso. Mio padre non era violento, era molto violento. Mi ricordo che con uno schiaffo chiudeva tutte e quattro le finestre. Era qualcosa. Mi svegliò e una mattina tutti quanti erano andati a vedere i quadri. Sbatte in bacio alla porta e mi disse: Giotto, non vai a vedere i quadri? No, dici papà, c'è già Pirandello. Boom! Lo primo schiaffo. Mi disse: quest'anno ti avverto, se sei bocciato, io già lo sapevo. 300 giorni d'assenza. Mi disse: ti faccio scegliere. Papà, che mi fai scegliere? Ortopedia sala gesso, mi disse. Presi lo scuderino, andai a vedere i quadri che era sopra l'istituto professionale, sopra all'ospedale. Sotto all'ospedale. Non ci passai per niente là i quadri. Io subito all'ospedale. Dicevo: papà, ti aspetto qua su. Volesse fare un attacco, ma mi sa che non è cosa. Allora facciamo l'applauso ai ragazzi che facevano cup, facciamo un applauso forte, è stato il periodo più bello, è vero. Mi ricordo una volta stavo per il corso, mio padre mi incrociò dietro, mi fece, mi disse: amico mio, non è tuo padre, sono conosciuto lo fischi. Mi girai e mi disse: mo che torni a casa. Poi papà era un uomo di promesse, quando prometteva era quella che era. Io ti voglio far dire qualcosa a te, perché siamo amici da 40 anni e ti voglio bene, non come amministratrice, come amica. Grazie che mi hai fatto diploma a 22 anni, grazie. La professoressa di inglese ce l'aveva 24, io 28. Di qualcosa alla tua bella Montorio. Buonasera a tutti. Grazie a tutta la cittadinanza che ha risposto positivamente a questo splendido festival che è nel cuore degli eventi. E buon divertimento, non mi dilungo più di tanto perché il palco questa sera è per te. Grazie per le bellissime giornate al Caffè Maria, alla villa, non a scuola, sotto la scuola. Grazie, facciamo un applauso forte all'amica Mariangela Attinolante, salutiamo tutta l'amministrazione. Domenica noi siamo alle ore 15 a Piano Roseto, quindi vi aspettiamo alla festa della pastorizia. Voi avete la festa degli appini, quindi prima venite qua, dopo vi aspetto su a Piano Roseto. La sera siamo a Frosinone e lunedì vi aspettiamo a Lourdes, ok? Tutti insieme. Io però vi posso chiedere, grazie Maria, ci sentiamo alle prossime marinate di scuola, ok? Lo vogliamo dedicare a Mariangela un pezzo. Tutti in piedi, a tutte le donne, tutti in piedi. Lo dedico, questa sera non c'è mia moglie, lo dedico a te. Tutti in piedi. Il brano si chiama Bella. Sulle mani. Oh! E chi gliela fa? Si salta sulle mani. Hey! Quella volta passeggiando ho capito che da te non era tratto dal vestito. Hey! C'è qualcosa che mi dice, io con te sarò felice, che cos'è? E mi guardi con quel viso un po' costante, mi assurri per questo.
sento il tuo fianco. Lo facciamo perché tutti insieme. Forse c'è qualcosa, se per tutti insieme. Un rosa, che tra poco sfocerà come un fiore di lilla. Bella, 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 ma quanto sei bella. Tu sei il sole d'agosto e divento più rosso e rimango un po' strano perché forse ti amo. Bella, 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 ma quanto sei bella. Non lasciarmi mai solo, io ti chiedo perdono perché il dubbio fa male, ma può essere normale. Era bello quando a casa mi dicevi sono con te, ho liberato i miei pensieri. Perché forse c'è qualcosa, se per me è un fiore rosa, se cos'è. Mi accarezzi piano piano nel silenzio e sussurri qualche cosa che io penso. Se è una cosa tanto grande che non voglio più distante, se mi dici ancora sì, il mondo è tutto qui. Bella, 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 ma quanto sei bella. Se il sole d'agosto e divento più rosso e rimango un po' strano perché forse ti amo. Bella, 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 ma quanto sei bella. Non lasciarmi mai solo, io ti chiedo perdono perché il dubbio fa male, ma può essere normale. Quanto sei bella, tu sei sole d'agosto e divento più rosso e rimango un po' strano perché forse ti amo. Bella, 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 ma quanto sei bella. Non lasciarmi mai solo, io ti chiedo perdono perché il dubbio fa male, ma può essere normale. Bella, 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 Montorio sulle palle. Bella, 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 ancora. Sei per me, bella, 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 sei per me, sei per me, bella, 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 sei per me. Ma vi fate un applauso forte, sì o no? Mo scendo tra voi, oh! Alzi la mano chi deve andare a lavorare domattina, sta vedendo? Vi posso chiedere un piccolo piacere? Avvicinate tutti a me, io voglio cantare la canzone, mo scendo io qua so. Tutti qua, tutti qua, tutti qua vicino a me. I primi, la Contessa de Blanc, questa è da ieri sera che sta qua. Allora ci avviciniamo tutti qua, facciamo un cerchio per Montorio. Lo so che domattina dobbiamo andare a lavorare, però voglio un cerchio per Montorio. Ci siamo? Tutti qua, tutti qua. Vai maestro, vai! Voglio il cerchio per Montorio. Con me, con me, con me. Voglio il cerchio per Montorio, eccomi! Forza! Thank you.
Mario così, vai! Vai! Un saluto al Capricorno! Vai Marini! Eccola! Eccola! Eccolo, eccolo, ciappalo, ciappalo! Siamo a posto! Se ci avete bisogno dello sparrato, ci abbiamo Corrado! Con lo sfarrato, oh! Allora, ci siamo! Hey! Con tre, con tre! Lori con tre! Si fa la prova dell'alcol, con un piede solo! Oh! Facciamolo entrare! Aspetta che ce l'ho un'altra! Forza Pottorio, cerchio, oh, bravi, Lori con tre, oh, bravi, allora, attenzione, il cioppo, lo cioppo questo è, il cioppo, oh, questo è lo sciancata, vale, bravi. Oh, attenzione! Cinzia, fammi passare! Avanti! Basta! Forza Vittorio! We'll be right back.
first I was afraid, I was petrified, can't think it high whenever leave without you by my side. But then I spent so many nights thinking high, you did me wrong, and I got strong, and I want how I can love you from your bed. Antonio, ultimo sforzo, sul mare. Allora, Vittorio, se vi è piaciuto, io ve li presento. Al mio tre, olè, facciamo la prova. Uno, due, tre. Non ho sentito. Uno, due, tre. Alla fisarmonica. Direttamente dall'Abruzzo. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Ah, bravo, sulle mani. Hey. Ah, bravo! Al fischietto! Uno, due, tre! Uno, due, tre! Robertino! Alle tastiere! Uno, due, tre! Uno, due, tre! Fabio! Hey. Fabio! Rullo compressore alla batteria, accompagniamo sulle mani. Hey, 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 hey. Per voi, Davide! Passo! Più passo non c'è! Ehi. Accompagniamolo, Vittorio! Su! Al passo! Direttamente da Torricella! Ehi. Facciamo un applauso al service, complimenti al fonico, Musicomania, grazie. L'applauso più forte a Rete 8, lo facciamo a Di Luigi, a tutto lo staff, complimenti. Ma l'applauso più forte ancora a chi ci ha fatto venire qua, al Festival Arvì, all'amministrazione comunale di Vittorio. Sulle mani, sulle mani. Ricordiamo che c'è sempre festa a Vittorio! Alla voce, la bellissima, instancabile, fosforescente, per voi e solo per voi. Uno, due, tre, uno, due, tre, Cinzia! Io prima di congedarmi volevo fare un brano
per quello che è successo a Montorio, che è successo all'Aquila, a Matrice. Facciamo un applauso a tutte quante le vittime, un applauso forte, perché ci tengo a farlo qui a Montorio. Qualche giorno fa c'è stato un incendio pazzesco. Vogliamo fare una cosa simpatica? Ci alziamo tutti in piedi e accendiamo la torcia del cellulare, tutti quanti, per Montorio, L'Aquila, Amatrici, tutti in piedi, tutti in piedi, tutti in piedi, tutti in piedi. Vorrei il presentatore più bello di Rete 8. Vieni qua con me. Tutti su, tutti su, tutti su, tutti su. Il brano l'abbiamo scritto qualche anno fa per quelli di... per quello che è successo. Neve, terremoto, Arrigo Piano. Facciamo tutti su. Montorio non ha più paura. Tutti su. Il brano si chiama Angeli in divisa. Sulle luci, sulle luci. Hey! Su Montorio, su. Luna d'amore, perduta. Cantiamo una canzone per noi che l'abbiamo vissuta. Hey, su Montorio, su. Canta la neve, canta il dolore, grida la terra con il suo rumore. Hey! Grida la terra con il suo rumore. Su Montorio, tutti su! Hey! È come un sogno, speranza intorno, in questa vita ringrazieremo sempre gli angeli in divisa. Hey! Al cuore dell'Abruzzo. Hey! Con un armonico e un piano forte. Hey! Cantiamo una canzone a star male. Ringrazieremo sempre gli angeli in divisa. Su Montorio, numero uno, Montorio del mio cuore. Numero uno, siete bellissimi! Poi una luce cambia scenario. Senti una voce, è un volontario. Senti una voce, è un volontario. Tutti su! In questa vita ringrazieremo sempre gli angeli in divisa. Adesso voglio solo giù le luci e sulle mani per una Montorio che non ha più paura. Sulle mani, vai! Ma quante braccia, hey, sono qui per noi. Guarda in faccia, chiama l'eroe. Luna che canta nella mia stanza. In coro cantiamo una nuova speranza. Hey!
rialzati Pontorio, rialzati Abruzzo! Quello delle Iene, E l'ultimo pensiero, quello cantato poc'anzi, fa capire che dentro scorre un sangue abruzzese al 100%, e ti faccio i complimenti veri per l'ultima dedica che avete fatto a tutta l'Abruzzo, non solo ovviamente ai paesi colpiti dal terribile sisma. E non solo, io ti voglio qui davanti a me per prenderti l'ultimo applauso, e perché vorrei ricordare insieme a Vittorio il Fenomeno quello che sarà l'appuntamento di domani, perché il Festival RV ovviamente non si ferma, altri appuntamenti, altri cori, e poi ci sarà l'orchestra del Saltarello alle 9:30 di sera, ovviamente 21:30 ci sarà l'orchestra, quindi un altro spettacolo, però questa è anche l'occasione per ricordare i tuoi appuntamenti, Vittorio. Allora, domenica, io non so se posso dire che questa è la festa degli alpini. Allora, venite qui alla festa degli alpini, dopo venite a Piano Roseto. A Piano Roseto c'è la festa della pastorizia, pure a livello nazionale. Poi ce l'abbiamo tanti. Il 12 siamo a Colonnella. Il 19 siamo a Cepagatti. Il 19 siamo a Mociano. Il 20 a Cepagatti. Andate su www.vittorio, che fenomeno, ce n'ho tante e grazie a Dio, perché se noi lavoriamo è grazie a Robertino, grazie. Ma un applauso a voi che avete fatto tutto questo, facciamo un applauso a Rete 8, perché secondo me è la mittente più forte d'Abruzzo. Facciamo un applauso forte perché tutti Rete 8, e questo è il risultato, grazie Rete 8. Grazie a te Vittorio, hai cantato Angeli in divisa, mi fai ringraziare chi in questi giorni sta garantendo la sicurezza e il benessere di tutti i presenti, perché ovviamente c'è la Croce Bianca, ci sono i volontari, c'è la Polizia Municipale, c'è il comando della locale stazione dei Carabinieri, ringrazio il maresciallo qui presente, perché tutto si svolga in sicurezza. Ci scappa la risata, ci scappa qualche birra, bevete responsabilmente come sempre, poi si riprende la macchina dopo una serata così bella, bisogna tornare necessariamente a casa, e grazie a chi è presente qui questa sera come nelle sere passate per garantire la sicurezza davvero di tutti. Vi aspettiamo domani, seguite Vittorio il Fenomeno non solo via social ma anche in presenza come avete fatto stasera, perché quando c'è lui e quando ci sono i suoi ragazzi si torna a casa con un sorriso così. Buona serata a tutti, buonanotte. Sotto la tua finestra ci sta la fontanella, quell'acqua chiara e bella m'ha fatto innamorare. Il titolo RV racchiude in sé il desiderio di ritorno, di ricongiungimento e di rinascita. Proprio come il protagonista del canto popolare abruzzese attende con impazienza il ritorno della sua amata, RV, Festival di Musica, Arti e Canti, ha invitato tutti a tornare a riscoprire le proprie radici, immergendosi nella bellezza della cultura abruzzese e celebrando la forza di un legame che resiste al tempo e alla distanza. RV ha rappresentato un'occasione unica per conoscere e apprezzare la ricchezza culturale dell'Abruzzo, condividere momenti di gioia e convivialità e sentirsi parte di una comunità viva e coesa,
e il festival si è proposto di diventare un punto di riferimento per la cultura abruzzese, un ponte tra le generazioni e un simbolo dell'identità di questa terra. Durante il festival abbiamo ospitato 500 coristi abruzzesi, 2 mostre d'arte, 2 convegni, 2 spettacoli teatrali, 10 spettacoli musicali, un cortometraggio, una vasta area food. Grazie alla nostra copertura mediatica abbiamo prodotto e pubblicato circa 700 foto, ottenendo oltre 400.000 visualizzazioni totali sulle nostre piattaforme social. Questi numeri testimoniano l'ampia partecipazione e l'interesse suscitato dal festival, non solo a livello locale, ma anche nazionale. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e contribuito al successo di Arvì. La vostra presenza e il vostro entusiasmo hanno reso questo festival un'esperienza indimenticabile. Con la promessa di continuare a celebrare e valorizzare la cultura abruzzese, vi diamo appuntamento alla prossima edizione di Arvì. Continuate a seguirci per restare aggiornati sulle nostre future iniziative e per rivivere le emozioni indimenticabili di questa prima edizione di Arvì, che trasmetteremo su Rete 8 dal 15 al 31 luglio alle ore 15. E allora ci siamo divertiti ancora una volta. Vittorio, ti chiedo ora i prossimi appuntamenti, la tua tournée è un periodo caldo, piena, data quasi, introvabile per quasi tutti nuovi eventi. Giorni e per e qualsiasi. Seguitemi su TikTok, Facebook, Instagram, lì ci sono tutte quante le date, quindi vi aspetto con l'Abruzzo nel mio cuore. Una domanda mia personalissima, una curiosità. La prima tappa, eri un ragazzino, eri forse un bambino, diciamo così. 8 anni. Ecco, la tua prima data la ricordi? 8 anni alla Cona. Ah. Cona, proprio al mio quartiere. Quartiere Cona, ti sei esibito anni. Lì. Quindi sono 39 anni che suono. Mamma mia. Posso andare in pensione. 39 anni di musica al contrario. Bella, anzi, storta. Bella questa. 39 anni di musica storta o al contrario. Grazie a Vittorio il Fenomeno, sempre un piacere scambiare 2 chiacchiere con lui e complimenti. E non grazie solo a Rete 8, anche te, per quello che avete fatto per tutto il festival. Complimenti, complimenti, siete stati professionisti. Tu professionale, invece Rete 8 professionisti. Mi piace, okay. Detto così in dialetto ha un significato maggiore. Allora, con Vittorio il Fenomeno vogliamo chiudere in bellezza, e cioè come? Con la musica, stavolta però avendo l'organetto Lutubot davanti a sé e non al contrario da Fenomeno. Vittorio il Fenomeno, un pezzo che andrà a chiudere questa nostra puntata. Ci vediamo ovviamente domani, sempre ore 15 su Rete 8, canale 10 del digitale terrestre. Passate una giornata fenomenale, maestro. Il titolo Arvì racchiude in sé il desiderio di ritorno, di ricongiungimento e di rinascita.
Proprio come il protagonista del canto popolare abruzzese attende con impazienza il ritorno della sua amata, Arvì, Festival di Musica, Arti e Canti, ha invitato tutti a tornare a riscoprire le proprie radici, immergendosi nella bellezza della cultura abruzzese e celebrando la forza di un legame che resiste al tempo e alla distanza. Arvì ha rappresentato un'occasione unica per conoscere e apprezzare la ricchezza culturale dell'Abruzzo, condividere momenti di gioia e convivialità e sentirsi parte di una comunità viva e coesa. Il festival si è proposto di diventare un punto di riferimento per la cultura abruzzese, un ponte tra le generazioni e un simbolo dell'identità di questa terra. Durante il festival abbiamo ospitato 500 coristi abruzzesi, due mostre d'arte, due convegni, due spettacoli teatrali, 10 spettacoli musicali, un cortometraggio, una vasta area food. Grazie alla nostra copertura mediatica abbiamo prodotto e pubblicato circa 700 foto, ottenendo oltre 400.000 visualizzazioni totali sulle nostre piattaforme social. Questi numeri testimoniano l'ampia partecipazione e l'interesse suscitato dal festival, non solo a livello locale, ma anche nazionale. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e contribuito al successo di Arvì. La vostra presenza e il vostro entusiasmo hanno reso questo festival un'esperienza indimenticabile. Con la promessa di continuare a celebrare e valorizzare la cultura abruzzese, vi diamo appuntamento alla prossima edizione di Arvì. Continuate a seguirci per restare aggiornati sulle nostre future iniziative e per rivivere le emozioni indimenticabili di questa prima edizione di Arvì, che trasmetteremo su Rete 8 dal 15 al 31 luglio alle ore 15.